Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo episodio di A Caccia di Skills. Io sono Tom Maverick e quest'oggi sono in compagnia di Noki e di Termi. Ciao a tutti. Ciao a E tutti. come potete vedere, questa volta siamo su Overpass e ci spiegherà Noki le tattiche e le strategie che quest'oggi ci vuole spiegare. Vai pure. Allora, ciao a tutti. Oggi parleremo di un take in B con alcune smoke, qualche molotov e vediamo se anche qualche flash. E poi andremo a vedere velocemente qualche boost da CT carino per poter difendere in maniera un po' più particolare. Allora, iniziamo subito con la strategia in B, senza perdere tempo. Vediamo le smoke che dobbiamo fare. Allora, essenzialmente avremo una smoke qua che a bloccare Toxic, una smoke qua sul site e una smoke su passerella in modo da coprire tutte le entrate. Adesso qua su site è venuta un po' malino, ma sostanzialmente dovrebbe coprire questa zona qua in modo da non lasciare i CT nessuno spazio. Le molotov sono principalmente in Toxic, in Heaven, e volendo cioè, potrebbe essere anche una smoke, una molotov in water. Andiamo subito a vedere come fare queste molotov e smoke. Allora, la prima smoke che andiamo a vedere è quella per Toxic, che si fa da questo punto qua. Quindi se, diciamo, suggerisco un compagno che guardi Connectors in modo da non evitare rush. La smoke si fa così, puntando, stando esattamente nell'angolino e puntando l'incrocio tra la seconda e la terza trave, queste qua. In realtà la terza e la quarta. Qua, esattamente in questo angolino qua. Tirare senza saltare o correre, e la smoke andrà a sbattere contro il pilastro e coprirà Toxic. Da questa stessa posizione, lo stesso terrorista potrebbe fare la Molotov in Heaven, posizionandosi sull'angolo, punta esattamente in questo punticino qua e tira. La Molotov andrà esattamente in Heaven e lascerà i CT, diciamo, non lascerà spazio per puntare alla VP eventualmente se fosse lì. La seconda smoke che vi faccio vedere è quella per Site, e si fa da questo angolino qua. Andate a posizionare esattamente nell'angolo, puntate all'angolino sinistro di questo, diciamo, pilastro leggermente rialzato del ponte, e andate su fino a incontrare il secondo filo. Semplicemente anche qua tirate, andrà a rimbalzare contro i sacchi e coprirà questa parte del sito. Lo stesso terrorista che tira questa smoke potrebbe eventualmente fare una flashbang di questo tipo, con un run and throw che andrà diciamo, a cadere qua in mezzo al site e flasherà quelli da Heaven, quelli in Toxic e quelli eventualmente sul site che stanno coprendo. La terza smoke andrà fatta da qua, che è quella che andrà a passerella. Bisogna puntare esattamente, vedete questo triangolo qua, al vertice più alto e arrivare in cima allineandosi con, diciamo, dove la torre da leggermente più grande diventa un pochino più piccola, quindi andate su fino ad incontrare questo punto lì, tirate, rimbalzerà sul tettuccio, sbatterà su legni e poi smoccherà completamente sia passerella che quelli in water qua sotto. Diciamo, un'altra Molotov da tirare oltre a quella Heaven che abbiamo visto è quella in Toxic. Si può tirare direttamente da dietro i sacchi, puntando esattamente all'altezza dei sacchi, tirare. Andrà a cadere esattamente Toxic, evitando che qualunque CT possa stare qua dietro. E un'altra Molotov che può darvi qualche sicurezza in più per evitare magari qualche peek nella smoke, qualche spray, potrebbe essere questa da fare in acque. Impedisce ai CT di stare qua sotto e di puntarvi, di sparare attraverso la smoke. Sostanzialmente questa è la tattica da. Diciamo, queste qua sono le smoke e le molotov da utilizzare per questo take. Si possono utilizzare anche flashbang come questa. Servono a flashare tutti coloro che sono sul site. Andrà a cadere esattamente sul site. Adesso non abbiamo la traiettoria, ma arriva all'incirca in questa zona qua. Qua, in questa zona all'interno del site. Deve flashare chiunque stia guardando short o monster. E diciamo, ultimo consiglio che do in questa strat è di tenere sempre uno dei T a controllare in push da monster, perché chi va a fare questa smoke qua per passerella, come vedete, è completamente esposto. Quindi o c'è una smoke o un compagno deve sempre controllare. Un compagno che poi potrà aiutare con, per esempio, flashbang, per esempio, di questo tipo. Anche questo per flashare il site. E per questa strat di B è tutto. Quindi diciamo velocemente le posizioni sarebbero 1 in connectors, 2 in short diciamo, a fare le smoke, 1 a fare questa smoke qua per
per passerella e uno a coprirlo per evitare eventuali rush. Questo è tutto per il take TB. Adesso partiamo ad analizzare insieme a Termi alcuni boost. Cioè, partiamo dal primo più semplice, questo qua in B, sui sacchetti, che vi permette di guardare eventuali rush da short. Siete abbastanza coperti per i sitini, per i T non è facile vedervi, e riuscite voi a spottare eventualmente rush o comunque la bomba e avere informazioni importanti riguardo alla strategia dei T. Adesso andando su in A vediamo altri boost interessanti. Ce n'è uno qua dietro cassonetto di A, dietro il muretto, che mi permette di avere un'intera visuale sul site sia da bagni che banana e da long. L'unico problema è che è molto fragile, diciamo, questo muretto, e quindi bisogna fare una pick veloce per evitare di essere wallbangati e tirati giù. Un altro boost è dietro il camioncino, da cui è possibile vedere tranquillamente i long e anche bagni o banana. Quindi bisogna stare un po' attenti anche perché si è scoperti da più direzioni. Un boost invece che ci permette di guardare solamente bagni è questo qua. Consente quindi di avere una visuale sia su chi sta arrivando da bagni anche da abbastanza lontano, sia in banana. Adesso non si riesce a vedere bene da. Non si riesce a capire perché non vediamo la prospettiva dei T, ma non è così facile distinguere l'elmetto dei CT perché si confonde molto con l'ambiente circostante, quindi c'è anche un vantaggio rispetto ai terroristi in questo punto di vista. Poi abbiamo un boost qua sulla panchina, è molto aggressivo, potrebbe essere correlato con una smoke possibilmente in questa zona qua per evitare di essere piccati e ci consente di guardare. Oh là, qua scivolo. Ok, vieni un pochino più indietro, un po' verso di qua. Ok, perfetto. Salta. Ok, questo ci permette di guardare tranquillamente chiunque voglia entrare in bagni e di vedere anche sopra la smoke per vedere se stanno pushando in questa direzione. Un ultimo boost che è ancora forse più aggressivo di questo, può andare bene per esempio con un round anti-eco, correlato da questa smoke che ci consente di essere coperti, è il boost che ci permette di guardare Fontana e avere intel importanti sulla direzione degli terroristi. Possiamo vedere addirittura il tunnel del loro spawn, vedere se escono e riuscire addirittura a coglierli se vanno verso long passando da parco giochi. Diciamo che per quanto riguarda i boost e la strat in B è tutto. Io vi saluto, lascio la parola a Tom se ha qualcosa da aggiungere. No, Questo è tutto. per questo è tutto, grazie ragazzi e alla prossima puntata. Ah, e naturalmente se avete suggerimenti o richieste particolari, mappe o strategie da analizzare, lasciate pure un commento e verrà fatto. Ciao a tutti!